Bella ragazzi, benvenuti in questo video, Summer di Dragon State TV. Ed oggi andiamo a parlare, ragazzi, di un argomento molto interessante su Clash of Clans. Come aspetta, ragazzi, a fine mese, il 24 ottobre, ci sarà un grande update su Clash of Clans. La Supercell ormai lo sta scrivendo dappertutto, sia nei social network che nel forum ufficiale. Il 24, durante l'evento del ClashCon, che si terrà in Finlandia a Helsinki, ci sarà, ragazzi, l'annuncio del grande aggiornamento del gioco. Abbiamo visto, ragazzi, in quest'estate molti piccoli aggiornamenti che sembrano essere stati fatti apposta per bilanciare il prossimo aggiornamento, che sarà qualcosa di veramente grande. Ma secondo voi, ragazzi, al ClashCon che cosa verrà annunciato? Scopriamolo subito. Prima di iniziare, ragazzi, voglio assolutamente dirvi che niente di questo è sicuro. Ho preso un paio di informazioni sul web che dovrebbero essere quasi fattibili. Passiamo, ragazzi, subito dal numero 1. Lo so, lo avrete sentito ormai dappertutto, anche su altri canali YouTube. Municipio livello 11. Allora, ragazzi, io sinceramente ero uno di quelli che diceva: no, in questo ClashCon non ci sarà nessun municipio livello 11. Ma ripensandoci, ragazzi, i giocatori che hanno ormai maxato il loro villaggio, che ormai non fanno altro che perdere tempo ad attaccare e alzare le mura solamente, questi giocatori potrebbero trovare finalmente con il municipio livello 11 un continuo nel gioco. Anche se si tratta una piccola percentuale dei milioni e milioni di giocatori che hanno maxato quasi o che hanno maxato completamente tutto il villaggio, ma si sa che la Supercell pensa sempre sia ai grandi che anche a quelli che ancora non hanno iniziato a giocare a Clash of Clans. Molti dicono che non ci sarà il municipio livello 11 perché ci vuole veramente tanto già per arrivare a maxare tutto per il municipio livello 10, ma ragazzi, fidatevi che il municipio livello 11 potrebbe veramente essere inserito nell'aggiornamento ufficiale di novembre. Ma passiamo, ragazzi, agli altri 4 probabili aggiornamenti, perché questi altri 4, che anche se sono collegati al primo punto, potrebbero veramente essere inseriti. Numero 2. Clan Wars Tournaments. Tornei, guerre tra clan. Chi non le vorrebbe, ragazzi, su Clash of Clans? Molti giocatori, ragazzi, sia sui social network che sul forum ufficiale della Supercell, hanno chiesto, vogliamo i tornei delle guerre tra clan. Ma andiamo subito, ragazzi, ad analizzare un po' meglio la cosa. Andando sul sito ufficiale dell'evento che ci sarà il 24 ottobre, quindi sul sito della ClashCon ufficiale della Supercell, troviamo già la programmazione dell'evento. E come posso vedere, troviamo al primo posto la Clan Wars Live. Ci saranno, ragazzi, dei tornei tra le Clan War all'evento stesso. Un po' come quello che c'è stato poco fa, non so se avete visto, che è stato praticamente in streaming da ShiftBat, uno stretto collaboratore della Supercell. Poi avremo la possibilità di imparare da altri giocatori, dei top player che saranno presenti all'evento, su come attaccare e difendersi nel gioco. Ovviamente ci saranno anche dei mini tutorial, insomma, degli insegnamenti, tra virgolette, su come attaccare e fare 3 stelle in guerra, quelli che la Supercell ha chiamato sul sito stesso The Art of War, l'arte della guerra. Ma ragazzi, vi ho introdotto con questa cosa qui riguardo all'evento del ClashCon perché, ragazzi, ho trovato una cosa molto interessante. Durante l'evento, ragazzi, ci saranno delle Clan Wars 10 contro 10, ma anche 5 contro 5. Questo non può altro che significare che verranno introdotte le guerre 5 contro 5. Ma torniamo, ragazzi, un attimo indietro. Tornei guerre clan. Potrebbe essere un'idea che forse verrà introdotta nell'aggiornamento. Quindi chi vince in una guerra tra clan va contro un'altra guerra che ha vinto, fino ad arrivare ad un unico clan vincente, che vince quindi il torneo. Potrebbe essere una competizione interessante, cosa ne pensate? Ma passiamo, ragazzi, al numero 3. Questa, ragazzi, è molto interessante. Parlando ancora di municipio livello 11, tutti voi conoscerete lo youtuber Godson, uno stretto collaboratore della Supercell, nonché youtuber di Clash of Clans. In un suo recente video, ragazzi, riguardo all'aggiornamento di Clash of Clans scorso, è apparsa una cosa incredibile. Sembra, ragazzi, che qualcuno sia riuscito a vedere una cosa interessante, anche se è un po' difficile trarre delle conclusioni sicure. Nel suo scorso video, ragazzi, appare che il barbaro, nella barra sotto dove ci sono le truppe con cui si attacca su Clash of Clans, il barbaro livello 7 non appare con il quadratino in fiamme. Che cosa significa questo? Che cosa significa questo, ragazzi? Sul web, ragazzi, mi sono informato e ho trovato che effettivamente forse voleva indicare che nell'aggiornamento del ClashCon il barbaro avrà un livello in più. Barbaro livello 8, municipio livello 11. La cosa si fa sempre più interessante. Passiamo, ragazzi, al quarto punto. Anche questo, ragazzi, è stato molto parlato sul web.
parliamo di nuova truppa nera. Ma c'è qualcosa, ragazzi, di veramente molto interessante che mi porta a parlare anche di questo. Nel gioco, ragazzi, quando aprite la schermata per l'addestramento delle truppe, la nostra bella caserma nera, ormai c'è ancora troppe poche truppe. Con i 4 blocchi coming soon significa che molto presto ci saranno delle truppe nuove. Sarà forse la volta buona per riempire quei buchi? Anche solo di uno? Sembra proprio di sì, ragazzi. Molto probabilmente, ragazzi, ci sarà una nuova truppa nera. Ma ancora, ragazzi, alla cosa interessante non ci sono arrivato. Non si parla solamente di nuova truppa nera, ma stiamo parlando, ragazzi, di una nuova truppa nera forse in grado di rubare risorse. Nella caserma normale, ragazzi, abbiamo truppe che coprono, insomma, tutta la giocabilità del gioco, quella per rubare le risorse, quella per attaccare le difese, quella per attaccare le mura, eccetera eccetera. Forse, ragazzi, in aggiornamento ci sarà una nuova truppa in grado di rubare le risorse dopo l'ultima truppa nera introdotta dalla Supercell, che è il mastino ladico, che è quella per attaccare le difese aeree. Forse è giunta l'ora di ricoprire tutti i ruoli che nella caserma normale abbiamo, anche per quanto riguarda la caserma delle truppe nere. Sto parlando, ragazzi, di una nuova truppa in grado di rubare risorse, ma specialmente la risorsa del nero. E per terminare, per quanto riguarda il nero, forse ci sarà anche un quarto e nuovo incantesimo nella fabbrica degli incantesimi del nero. Ma veniamo, ragazzi, all'ultimo punto per questa top 5 delle possibilità degli aggiornamenti. Ma veniamo, ragazzi, all'ultimo punto per quanto riguarda il video di oggi sui probabili aggiornamenti per quanto riguarda il Clash Call 2015 su Clash of Clans. L'ultimo punto, ragazzi, riguarda la modalità single player. Anche qui, ragazzi, devo nominare uno youtuber nonché collaboratore della Supercell, Chief Pat. Tutti voi, ragazzi, lo conoscerete. Chief Pat, come avete visto, ragazzi, quest'estate ha visitato più volte casa Supercell, sia per streamare i loro eventi che ci sono stati negli ultimi periodi, ma sia anche per parlare un po' dell'aggiornamento che ci sarà nel Clash Call, tanto che ovviamente ci sarà anche lui. Chief Pat, ragazzi, nei mesi scorsi ha creato diverse mappe nuove per single player, pregando che la Supercell le potesse introdurre. Ma così non è stato per il nostro povero Chief Pat. Sarà forse per tenerlo come novità per il Clash Call? Chief Pat. Eh sì, ragazzi, probabilmente avremo nuove mappe nel single player, quindi ancora più bottino, ancora più strategie per rubare risorse. E molto probabilmente, ragazzi, girano molte voci, forse ci saranno nuove missioni nel gioco, sia giornaliere che settimanali. Un po' come quello, ragazzi, di cui vi ho parlato nelle 23 cose che vorrei su Clash of Clans. Queste nuove missioni, ragazzi, sono un po' come quelle che ci sono attualmente nel gioco, ma, ragazzi, saranno a periodo. Ad esempio, potrebbe essere che domani la missione sarà quella di tristellare un villaggio senza incantesimi, robe di questo genere, con ovviamente premi in gemme. Sarebbe veramente una figata, ragazzi, e darebbe una grandissima svolta al gioco. E sono sicuro, ragazzi, che vi piace di brutto. Questi, ragazzi, sono 5 punti che molto probabilmente ci saranno nel Clash Call il 24 ottobre. Mi raccomando, restate qui sul Dragon's Day per rimanere sempre aggiornati. Farò i video, ovviamente, il 24 ottobre riguardo alle novità che ci saranno. Speriamo, ragazzi, che tutte queste siano realtà. Vediamo, ragazzi, se riusciamo a raggiungere i 1500 like. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, ragazzi!